Nel Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia è stato presentato il manifesto per una nuova economia, già sottoscritto da oltre 300 economisti di fama nazionale ed internazionale. Il convegno Manifesto e frontiere della ricerca per un rinascimento economico affronta le tematiche e le sfide che stanno mettendo a rischio il futuro della nostra civiltà. Tra i nomi di spicco che hanno preso parte alla kermesse perugina c'è quello di Jeffrey Sachs. Il manifesto per una nuova economia è estremamente importante, è un'iniziativa enorme per l'economia italiana, ma non solo, anche a livello mondiale. Abbiamo bisogno di una nuova economia per il XXI secolo, per apportare prosperità, benessere, per affrontare la crisi ambientale, portare giustizia sociale e pace nel mondo. L'attuale modello economico non funziona, per cui abbiamo bisogno di un nuovo modello. L'Accademia, la società civile e i cittadini si incontrano oggi attorno alla visione di un'economia diversa, un'economia che guarda non solo al profitto ma anche all'impatto sociale e ambientale, che ha al centro una visione di persona capace di intelligenza relazionale ed emotiva per creare le condizioni per la felicità personale e collettiva. Ormai è qualcosa che già esiste, va fatto emergere meglio e soprattutto va inserito in quello che è la cultura e la didattica dell'economia. La conferenza è organizzata dal Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, Federcasse BCC, Confcooperative e Next Economia, con il supporto di Fondo Sviluppo e il contributo di Assimoco, Fondazione Giorgio Fua, Fondazione Perugia e Giosto e con il patrocinio di CITES, SIED, SIECON e AISEC.